Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati. La liturgia di oggi, fratelli e sorelle carissimi, ci dà una grandissima consolazione. È sintetizzata nel ritornello del Salmo responsoriale che abbiamo insieme ripetuto: ti esalto, Signore, perché mi hai liberato. Sia la lettura che il Vangelo mostrano infatti l'intervento salvifico di Dio nel Vangelo in ordine ad una guarigione miracolosa avvenuta grazie alla fede di chi ha creduto alla parola di Gesù, nella prima lettura tratta dal cosiddetto libro della consolazione del profeta Isaia, e addirittura la promessa di una nuova creazione, crea nuovi cieli e nuova terra, non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, si goderà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. E poi la promessa di una nuova Gerusalemme in cui non si udranno più in essa voce di pianto, grida di angoscia, eccetera. Qual è il senso di questa liturgia? È molto semplice: noi dobbiamo sempre fermamente credere e ritenere che il corso degli eventi personali della nostra esistenza e della storia si svolge sotto lo sguardo vigile, attento e sempre onnipotente di Dio. Nel senso, stiamo vivendo un momento difficile, stiamo vivendo un momento di prova, di angoscia, di sofferenza. Dio non è che dorme, Dio lo vede, e se permette che questo ora accada, questo ora deve accadere, ma in ogni istante della nostra esistenza personale e anche globale, storica, ecclesiale, Dio può intervenire e mettere fine a tutto. Questa è la nostra fede, perché Dio ha sempre il controllo di tutto. Questo, se lo credessimo veramente, ci darebbe la capacità di vivere una situazione davvero di totale serenità e pace, perché anche dinanzi alle situazioni più sgradevoli, alle circostanze più avverse, alle prove più dolorose, noi staremmo tranquilli. L'unica cosa che sarà da fare in questi momenti è pregare il Signore: vieni il nostro aiuto, abbi misericordia, intervieni. Cercare di cogliere anche il significato e il come Dio ci parla, perché ci parla anche attraverso le circostanze non gradevoli, umanamente parlando, della vita. Ma poi non avere nessun dubbio che il Signore non è che ci ha abbandonato, come qualcuno pensa, ma è con noi come e più di prima. E in qualunque momento basta una sola sua parola perché la situazione si rivolti completamente da così a così, senza nessun dubbio. In questo senso, l'itinerario quaresimale che stiamo vivendo, l'itinerario del giorno di Pasqua, è una scuola di vita. Chi mai avrebbe immaginato, ne parleremo più a lungo più avanti, dopo la sepoltura di Gesù, dopo la tragedia del Venerdì Santo, che neanche 36 ore dopo, perché l'altro è il tempo in cui Gesù è stato sottoterra e non di più, lo avrebbero rivisto vivo, risorto e glorificato. Chi? Nessuno. Tant'è vero che gli apostoli si erano tutti persi e dispersi, pensando che guaio, ci avevamo tanto creduto, ci siamo sbagliati, è finito tutto. Ma Gesù ha rovesciato completamente questo stato di cose con la potenza della sua risurrezione. Questa è una dimostrazione evidente di ciò che oggi la liturgia ci ha proclamato. Purché si abbia la fede, un'unione profonda con Dio e uno spirito ininterrotto di preghiera, ci si abbandoni alla sua volontà, sapendo che Lui in ogni istante ha il controllo di tutto e in ogni momento può cambiare completamente le situazioni, traendo la vita dalla morte, il pianto e la gioia dalla tristezza, felicità e il sorriso dal pianto. Questo è ciò che il nostro Dio può fare, questo è ciò in cui noi crediamo. Siamo lodati in Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.